Dal periodo natalizio avete aderito all'iniziativa Too Good To Go, cos'è esattamente? È un'iniziativa interessante perché è un'applicazione che praticamente evita lo spreco alimentare, cioè noi la sera buttavamo via un sacco di cose e ci sembrava sbagliata la cosa, insomma. Ci siamo informati, c'è questa applicazione che il cliente scarica, trova i negozianti che aderiscono a questa cosa e con un pacchetto che noi li prepariamo, ci sono diversi valori di pacchetto al pubblico, quindi 9, 12 o 15 euro e lo pagano un terzo il cliente, quindi che succede? Non sanno cosa c'è dentro, questa è la cosa interessante, prendono quello che avanza al bar, al ristorante, a quello che è. A noi chiaramente ci serve per ridurre lo spreco alimentare, già di nostro cerchiamo di ridurre all'osso tutto quello che può avanzare, però questo chiaramente aiuta a evitare lo spreco. È un'app che vedo che è molto seguita, dove praticamente si mette questi pacchi del valore nel nostro caso 15 euro e che chi ne vuole usufruire poi lo paga 4,99, circa un terzo. È un modo per recuperare quello che si spreca. L'unico problema è un problema del ritiro per noi, perché in questo periodo di Covid magari la sera siamo chiusi, per cui bisogna concentrare il ritiro dalle 12 alle 15, per cui spesse volte succede che magari le persone non hanno la possibilità di arrivare. Sono dei sacchetti che devono essere una confezione da 9 euro, vabbè, poi sarà anche di più, che poi nella piattaforma vengano venduti a prezzo molto ridotto, è chiaro. E principalmente cosa mettete nei box? Ma io ci metto se schiacciato. Schiacciatine, ci metto magari qualche pezzo dolce, più che altro schiacciate, roba che faccio io, sicché di conseguenza metto quello più delle volte. Quante sono le attività per ora a Pistoia che hanno aderito all'iniziativa? Allora, a gennaio ho parlato con il responsabile, erano una trentina. Quando arriveranno, quindi saranno di più immagino ora, quando arriveremo alla cinquantina ci dovrebbe essere anche un lancio proprio sullo spreco alimentare.